Il romanzo, la narrativa, il saggio, la poesia sono i colori che compongono la letteratura senza trascurare chiaramente i bambini, le fiabe, le storie a colori, il mondo che si descrive attraverso le parole, quello che cerchiamo di fare ogni giovedì a Segnalibro dalla libreria Mondadori di Cosenza. Cominciamo subito con il nostro sommario. Di ragazzi ci propone il ciclo di Camo, una delle serie più avventurose di Daniel Pennac, il conosciutissimo scrittore francese. Questo ciclo di Camo è per ragazzi e narra delle avventure di un ragazzino come tanti, molto intelligente, ma restio ad imparare l'inglese. Succede a Camo una cosa un po' particolare. Comincia a ricevere una corrispondenza da parte di una donna misteriosa che scrive in un inglese perfetto dell'Ottocento e Camo si vede costretto, per scoprire cosa c'è dietro, ad imparare l'inglese. Daniel Pennac, come al solito, ci lancia dei messaggi molto importanti che sono di avventura e di crescita nello stesso tempo. Non poteva che essere così da uno scrittore che da sempre ha tenuto a precisare quanto sia importante la lettura. 3 su 20 in inglese. La madre di Camo sbatté il quaderno sulla tela cerata. Sei soddisfatto? Talvolta sbatteva il quaderno con tale violenza che Camo doveva fare un balzo indietro per evitare di essere investito dal caffè. Ma ho preso 18 in storia! Lei puliva le macchie di caffè con un gesto circolare e in men che non si dica, ecco arrivare una seconda tazza fumante sotto il naso del figlio. Potresti anche aver preso 25 su 25 in storia. Questo non compenserebbe certo il tuo 3 in inglese. L'inglese era il principale motivo delle loro discussioni. Buonasera, questa sera vi presento un libro di poesie edito da Einaudi di Dylan Thomas, la raccolta completa che comprende anche degli inediti del poeta maledetto per eccellenza del secolo scorso. Dylan Thomas nasce nel 1914 in Galles e muore a New York nel 1953, poeta di un'intera generazione perché incarnava i valori di ribellione, di anticonformismo che si ritrovano nelle sue poesie, nelle sue opere, ed è poeta maledetto anche per la sua vita costellata, disordinata e costellata anche dall'abuso di alcol che poi lo condusse alla morte. E questa raccolta, che è uscita l'anno appena passato, in cui si celebrava l'80° anno dalla nascita di Dylan Thomas, è un capisaldo della poesia internazionale. I loro volti splendevano sotto il misto chiarore della luce lunare e della lampada che dava un senso ai loro vuoti baci e trasformava l'isola di quell'amore da 2 soldi in un paese sontuoso, le tombe accanto a loro in pozzi di calore e negli scheletri scorreva la linfa. Per pochi istanti i loro volti splendettero, la pioggia notturna pendeva appuntita nel vento, prima che la luna si spostasse e la linfa esaurisse. Lei nel vestito dozzinale dicendo cose dozzinali. Lui rispondendo, senza sapere che il raggio era venuto e passato. I suicidi sfilano ancora, ora maturi, per morire. Buonasera, benvenuti a questa nuova puntata dedicata alle scritture creative, alle tecniche, agli strumenti, ai trucchi che servono per raccontare le nostre storie. Questa sera ci dedichiamo a una osservazione fatta da una grande scrittrice americana che si chiama Eudora Welty, che in Italia è pubblicata da Minimum Fax. Eudora Welty osserva le trame, il funzionamento delle trame, come queste si svolgono e si snodano davanti a noi.
E dice, osservando un racconto di Chekhov in particolare, che la trama non è ripetizione, ma è direzione. Ecco, questo è un elemento estremamente importante, è stato osservato da un altro grande scrittore, da Forster, l'autore di Camera con vista, di Morris, che Welty appunto cita all'interno delle sue opere. La trama è direzione e non ripetizione, è un elemento, come dire, straordinario da cogliere, da percepire. L'osservazione viene fatta intorno a un racconto di Chekhov, Dushechka, dove una donna sposa tanti mariti nel corso della sua vita e molti li seppellisce, quanti gliene servono per in qualche modo avere un carattere, poiché il suo carattere esiste solo in funzione degli uomini, dei mariti che le stanno accanto. Finché giovane si tratta ovviamente dell'affetto paterno, poi quando non potrà più sposarsi, poiché è andata ormai piuttosto avanti nell'età e non è più bella, non è più giovane e piacente, si innamorerà in qualche modo, cioè diventerà madre realmente e indirettamente di un figlio di uno dei suoi ultimi amanti. Ecco, la vita di Dushechka nel racconto di Chekhov, in realtà è il vero nome Olenka, ma Dushechka è il soprannome con cui tutti la chiamano, tesoruccio, è in realtà una vita dove le azioni si ripetono sempre uguali, e questa è una cosa che possiamo osservare nelle persone intorno a noi e talvolta anche nella nostra stessa vita, cioè che quando noi facciamo delle cose spesso le ripetiamo, facciamo sempre gli stessi errori, incappiamo sempre negli stessi problemi, incontriamo sempre lo stesso tipo di persone. Ma la straordinaria abilità di Chekhov naturalmente non è nel rendere la mera ripetitività della vita di Olenka, della nostra Dushechka, ma in realtà nell'osservare come lei non sia capace di apprendere, ma la vita comunque le insegni, e che anche il personaggio più restio a comprendere che le cose stanno andando in un certo modo per causa sua, per delle sue ragioni personali, è in realtà poi costretto prima o poi a rendersi conto dell'errore. Ecco, le trame che noi raccontiamo, come accade sin dall'antichità, sono trame cicliche, sono circuiti di eventi che si ripetono, che ciclicamente rimettono le persone, i personaggi di fronte a difficoltà sempre più grandi, sempre più complesse, ma che hanno quasi sempre la stessa natura delle difficoltà iniziali. Osservare come si svolgono le azioni intorno a noi può essere estremamente utile, e quindi consigliamo naturalmente la lettura di questo libro molto bello, che parla tra l'altro anche appunto di cosa succede quando noi raccontiamo le storie, che si intitola Una cosa piena di mistero ed è appunto di Eudora Welty. Alla nostra prossima lezione. Buonanotte. Oggi parliamo di un grande classico della letteratura contemporanea, che è Gabriel García Márquez. Tutti ci siamo innamorati del libro Cent'anni di solitudine. Márquez è scomparso il 17 aprile dello scorso anno, per questo noi vogliamo ricordarlo, vogliamo soprattutto rileggerlo, e vi proponiamo questo bellissimo libro che si intitola L'amore ai tempi del colera, che è un libro diverso rispetto a Cent'anni di solitudine, dove strisciava un certo pessimismo, mentre in questo libro vi innamorerete dei colori, dei profumi, dei suoni, della straordinaria atmosfera del Caribe e quindi di tutto ciò che di pluricromatico c'è in quei posti. Per cui è un libro che vi invito a leggere, ma anche per un altro elemento, perché al centro di questo volume c'è un amore straordinario, romantico e infinito, che dura per 53 anni, 7 mesi e 11 giorni, notti comprese. Infatti tanto deve aspettare il protagonista del romanzo, che si chiama Florentino Ariza, che è un proprietario terriero ed è il proprietario poi della Compagnia Fluviale del Caribe, prima di poter sposare questa donna che si chiama Fermina Daza ed è stata la più bella ragazza della Colombia. Perché questa attesa? Perché Fermina sposerà un altro uomo, un uomo molto più anziano di lei, e quindi Florentino rimarrà in attesa di questa donna fino a quando riuscirà ad arrivare a lei. Quindi il romanzo ha questa
questa straordinaria e bellissima dilatazione spazio-temporale e soprattutto questa straordinaria attesa dell'amore. Beh, dell'amore abbiamo bisogno in questi tempi, per cui l'amore ai tempi del colera vi piacerà e vi sorprenderà di nuovo. Florentino Ariza, invece, non aveva smesso di pensare a lei per un solo attimo. Dopo che Fermina D'Azza lo aveva respinto senza appello, dopo alcuni amori lunghi e sofferti, ed erano trascorsi da allora 51 anni, 9 mesi e 4 giorni. Non aveva dovuto tenere il conto dell'oblio facendo una riga al giorno sui muri di una prigione, perché non era passato un giorno senza che accadesse qualcosa che gliela faceva ricordare. All'epoca della rottura aveva 22 anni e viveva solo con sua madre, Transito Ariza, in una mezza casa in affitto di Calle de las Ventanas, dove lei fin da quando era molto giovane aveva un negozio di merceria e dove anche sfilacciava camicie e stracci vecchi che vendeva come cotone per i feriti di guerra. Era stato il suo unico figlio, frutto di un legame occasionale con il noto armatore Don Pio V Loaiza, il maggiore dei tre fratelli che avevano fondato la Compagnia Fluviale del Caribe e avevano dato con questa un nuovo impulso alla navigazione a vapore nel Rio della Magdalena. L'Europa è descritta come dei popoli che democraticamente ragionano la sovranità democratica degli stessi, che però non è obiettivo raggiunto, non è una realtà compiuta, è il concetto attorno al quale ruota il saggio che vi presentiamo questa sera, che si chiama La sovranità assente. A scriverlo Barbara Spinelli, lei è una giornalista accorsata, fondatrice del quotidiano La Repubblica. E in queste pagine, nel ragionamento che articola e che si sviluppa capitolo dopo capitolo, sostanzialmente dice che l'Europa è a un bivio, ma ancora il vecchio continente non se ne è reso conto. Molta colpa la si addebita alla centralità del potere a Bruxelles, ma non può essere la sola responsabilità. Qual è la risposta? La risposta, secondo la giornalista, è costruire appunto la sovranità, come recita il titolo, la sovranità che è assente. L'Europa viene descritta come unione democratica di popoli. Non lo è ancora, e l'urgenza del momento è pensarla e reinventarla come tale. Non può esserlo fino a quando gli stati si comportano come sovrani assoluti. Per questo restano avvinghiati al diritto di veto e all'unanimità in molte decisioni, a cominciare dalla politica estera e di sicurezza, cosa che persino la Chiesa ha abbandonato, visto che dal 1179 bastano 2/3 dei grandi elettori perché lo Spirito Santo parli ed elegga i nuovi papi. Amiche e amici di Segnalibro, buonasera e ben ritrovati nello spazio che dedichiamo ogni settimana alla classifica dei libri più venduti questa settimana. Un momento che costruiamo e analizziamo grazie ai dati di vendita che ci fornisce gentilmente la libreria Mondadori di Cosenza, che ci ospita ogni giovedì sera nei suoi locali qui nel cuore della città in piazza 11 settembre. È una settimana segnata decisamente dal ritorno di Umberto Eco, che come vedremo è andato direttamente al primo posto della nostra classifica. Andiamo però nel dettaglio, posizione numero 10 per il libro scritto dall'autore australiano di chiare origini tedesche Marcus Zusak, Storia di una ladra di libri, edito da Frassinelli. Al nono posto Il re dell'avventura, Wilbur Smith, Il dio del deserto, edito da Longanesi. E all'ottavo posto Aldo Cazzullo, il giornalista del Corriere della Sera, ci racconta la Grande Guerra in La guerra dei nostri nonni, edito da Mondadori nella collana Strade Blu. Retrocede nella parte bassa della classifica il grande affabulatore siciliano Andrea Camilleri, Morte in mare aperto, edito da Sellerio, 8 brevi mini romanzi che hanno per protagonista un giovane commissario Montalbano.
Posizione numero 6 per il bravo autore napoletano Maurizio De Giovanni, Gelo per i bastardi di Pizzo Falcone, edito dalla Einaudi nella collana Stile Libero. De Giovanni, che ricordiamolo, sarà protagonista a Cosenza il giorno 27 di una presentazione molto attesa in città. Parte alta della classifica, aperta dal maestro del legal thriller John Grisham, I segreti di Grey Mountain, edito dalla Mondadori, e lascia il podio questa settimana Alberto Angela, I tre giorni di Pompei, edito da Rizzoli nella collana Raieri. Arriviamo al podio, che anche questa settimana è targato interamente Italia, una cosa che ci fa molto piacere e che quindi necessariamente dobbiamo sottolineare con grande orgoglio. Terzo gradino per Gianrico Carofiglio, il ritorno dell'avvocato Guido Guerrieri nella sua Bari, La regola dell'equilibrio, edito dalla Einaudi. Retrocede al secondo posto il libro scritto a quattro mani da Massimo Gramellini e Chiara Gamberale, Avrò cura di te, edito da Longanesi, e direttamente e clamorosamente al primo posto della nostra classifica questa settimana, il ritorno di Umberto Eco, numero 0, edito da Bompiani. Pino, stasera parliamo di un libro che ti sta particolarmente a cuore perché tu ami molto Napoli. E Napoli riflette musiche, riflette atmosfere, riflette soprattutto letteratura, letteratura che diventa note. Di solito è una caratteristica degli scrittori e dei musicisti partenopei, no? Mettere la città o far sentire meglio i profumi della città nei libri e nelle note. È vero, d'altronde le parole di Napoli, lo dicono anche le canzoni, sono parole d'amore, le parole e le canzoni sono in genere parole scritte, e qui stiamo parlando di un musicista che ha contezza della qualità delle parole scritte e anche delle parole dette. Stiamo parlando di Roberto De Simone. Per la mia generazione è il personaggio che ci ha reso possibile, con la costituzione della nuova compagnia di canto popolare alla fine degli anni 60, di prendere un contatto con quello che consideravamo un mondo, diciamo, andato, che era il mondo della canzone napoletana classica, che ci piaceva ma non potevamo dirlo per via delle contestazioni profonde che facevamo a quello che era stato il passato. Beh, lui ci mise in condizione, con tutto il percorso che ha fatto sulla musica popolare, di riconciliarci con quella dimensione, ridando poi il gusto di poter ritornare anche sulla dimensione più classica. Musica popolare, dicevi, che ha radici profonde, radici nel vissuto. Questo libro, satirico a Napoli 44, è ambientato, comincia il suo snodarsi nel secondo dopoguerra, e il clima è quello di una povertà estrema e di una Napoli che vedrete con occhi diversi, perché non è quella che conoscete, e lui riesce a restituire queste immagini nitide. Io penso che sia, ecco, una cosa complicata è quella di vedere qualcuno che ormai è al termine, lui farebbe le corna adesso, al termine del suo ciclo vitale. Stiamo parlando di una persona che ha superato gli 80 anni e che mantiene in una dimensione, ecco, narrativa, una freschezza unica. Potrebbe essere un primo libro, un libro di esordio, e nonostante ciò un libro di memorie. In realtà ogni scrittore è a suo modo un testimone del suo tempo, del tempo che ha trascorso, ma anche del tempo contemporaneo, quello che sta trascorrendo. Il libro si chiama Satiricon a Napoli 44, proprio perché quell'amore che mi accomuna, forse ci accomuna, accomunerà sicuramente a noi molti dei telespettatori verso Napoli, è un amore che non può vivere senza un pizzico di malessere per come le cose non si sono evolute nelle città, Napoli un esempio, come avremmo voluto. E diciamo che questa sorta di nostalgia per la Napoli come era, ma anche di rabbia per non essere riusciti a trasformarla in una dimensione che è una dimensione diversa, si legge all'interno di questo libro di racconti bellissimi che riguardano proprio il 1944, 43-44. È un libro fortemente autobiografico e si connota anche per i luoghi che restano non solo nella memoria di chi legge, ma che restano patrimonio di Napoli. Lui
tende a trasferirli al lettore per non farne perdere identità. È questo il messaggio di questo libro, almeno quello è che io ho colto. È il messaggio forte, no? Però è un messaggio, Rosalba, che ci mette in condizione di capire come sia importante la coerenza e non dimenticare da dove si viene. Il sottotitolo è Satirico a Napoli 44. Il sottotitolo è Fra Santa Chiara e San Gregorio Armeno, quindi è circoscritto in un luogo, l'unità di luogo, ecco, fondamentale per uno scrittore, beh, viene rispettata. Lui viene, pur essendo attualmente, penso, uno dei più grandi conoscitori e diciamo scrittori di musica legata alla musica popolare, beh, lui viene da una famiglia particolarmente povera. Si respira quella polvere tipica delle situazioni che nascono in dimensione periferica, parliamo di una Napoli del dopoguerra, una Napoli iperbombardata, si respirano nelle parole di questo libro, che ribadisco è un libro sciolto, fresco, racconta dei fatti che sono fatti che ci fanno entrare proprio nelle strade di Napoli, nel paesaggio urbano di Napoli, ma quello che forse è più importante, ma non è disgiunto, nel paesaggio umano di Napoli. Un'ultimissima domanda ti devo fare, perché io ho avuto questa sensazione leggendo il libro. Roberto De Simone a Chiara, o meglio, il lettore sente, riesce a sentire quella sua fame, che è fame veramente, cioè fame vera, non fame figurata di cibo, no? E rispecchia quella povertà che tu dicevi nel secondo dopoguerra. La domanda è, oggi è un uomo ricco e famoso, non ha dimenticato, forse ha fame ancora, nel senso che poi la fame è qualcosa, è un'esperienza così forte che non riesci a superarla. Questo si evince dalla lettura. Io direi che forse più che ricco e famoso è soprattutto famoso. È uno che non ha mai pensato molto al suo tornaconto personale in termini di moneta. Vive in una bellissima casa che non è sua, tra l'altro. Ha raccolto una serie di cimeli che raccontano la cultura materiale della sua provenienza. Lui è uno che ricorda con il suo lavoro i suoi momenti passati, il suo passato, i suoi trascorsi, rielaborandola in una dimensione colta. Rimane così, con questa coerenza che è difficile ritrovare in tanti. Allora, un libro che vi consigliamo, Roberto De Simone, Satiricon a Napoli 44. D'un tratto l'attenzione di tutti si concentrò su una figura gigantesca che apparve in fondo alla via. Si trattava di un marinaio americano, che una volta definivamo negro, parola oggi ritenuta offensiva. Quindi, per eufemismo o ipocrisia, lo indicheremo come americano di pelle nera, statunitense color mogano, militare dermatologicamente di tinta mora, evitando il vecchio termine in sospetto di discriminazione razziale. Ad ogni modo, il nostro Seaman, alto circa 2 metri, sovrastava tutti come un Gulliver di colore, piombato all'improvviso da una tribù di pigmei. Portava a tracolla una sacchetta e masticava un rettangolo di chewing gum, gonfiando bolle in cui soffiava fino a farle crepare, sorridendo e spalancando gli occhi in segno di saluto clownesco. Buonasera e ben ritrovati nello spazio che anche questa sera chiude la puntata di Segnalibro. È uno spazio a cui teniamo particolarmente perché è dedicato agli autori calabresi più venduti questa settimana. Una classifica che prevede 5 posizioni e che andiamo subito a vedere nel dettaglio. Posizione numero 5 per la giornalista Rosalba Baldino, Scintilla T20, il buio della EDS, edito dalla casa editrice Falco. Posizione numero 4 per Attilio Sabato, che intervista Don Nunnari, l'arcivescovo di Cosenza, che tra qualche mese lascerà il suo incarico. Don Nunnari che racconta la sua Calabria in questo magnifico libro edito dalla casa editrice Luigi Pellegrini. Parte alta della classifica, aperta alla posizione numero 3, da Gioacchino Criaco, Anime Nere, edito dalla casa editrice di Soveria Mannelli, Rubettino. Una conferma per il bel libro di Giusy Versace, Con la testa e con il cuore si va ovunque, il diario della straordinaria sua nuova vita, edito dalla Mondadori. Una conferma per la seconda settimana consecutiva per il giornalista direttore della Gazzetta del Sud, Arcangelo Badolati, Mamma 'ndrangheta, edito dalla casa editrice Luigi Pellegrini.
Con questo è tutto, noi vi ringraziamo, vi diamo appuntamento a giovedì prossimo alla nuova puntata di Segnalibro, ricordandovi che i libri per vivere hanno bisogno di noi e probabilmente anche noi un po' di loro. Alla prossima!